Oggi preparo con voi delle patate con la buccia croccantissime fuori e morbidissime dentro. Sono una vera bontà. Facciamole insieme. E allora, per prima cosa bisogna sciacquare bene bene le patate sotto acqua corrente fredda. Se dovesse esserci qualche parte non buona, la togliamo con il coltello. Una volta sciacquate bene, le mettiamo in una pentola con dell'acqua, aggiungiamo il sale e dal momento del bollore facciamo cuocere per almeno 20-25 minuti. I tempi di cottura dipendono dalla grandezza delle patate. Ora in un contenitore mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, il rosmarino tagliato piccolo piccolo. Poi mettiamo la paprika affumicata, questa è facoltativa, se vi piace la mettete, altrimenti potete anche evitare. L'aglio in polvere, il sale, il pepe nero e mescoliamo tutto. Ok, a questo punto mettiamo le patate che ho appena scolato, mescoliamo bene bene con un cucchiaio e una volta mescolato bene bene ci spostiamo sui fornelli. A questo punto accendiamo la fiamma sotto la padella, sotto un bel tegame, mettiamo un po' d'olio, ok, poi disponiamo le patate tenendole abbastanza distanti l'una dall'altra e poi con il fondo di un bicchiere andiamo a schiacciare senza esagerare. Ecco qua. A questo punto le facciamo cuocere per 6-7 minuti per lato. Ok, a questo punto andiamo a girare le patate. Che si sono, come vedete, belle abbrustolite. Qualcuna si è un po' rotta, ma bisogna stare attenti. Ma comunque anche i pezzettini sono buoni, eh. Poi mettiamo un po' di condimento e facciamo finire di cuocere. Ed eccole qui. Mettiamoci un po' di rosmarino. Guardate che belle. E allora vediamo un po' ketchup o maionese. Io ketchup. Guardate, sono croccanti fuori, morbidissime dentro perché le abbiamo bollite prima. Fatele, io mi sto ustionando, questa la poso. E fatemi sapere che cosa ne pensate tramite commenti qui sotto. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.